Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Cari amici, allora prima di guardare e ascoltare questo video devo fare una premessa. Per cortesia, non vi soffermate al titolo del video, e cioè l'Atalanta ha venduto la partita alla Juve. Dico non vi soffermate sul titolo, perché? Perché il titolo non è il mio pensiero. Quindi per cortesia, tifosi juventini e tifosi atalantini e tifosi di qualsiasi squadra, non incominciate subito ad insultare senza riuscire a capire che cosa voglio dire. Quindi per cortesia, guardate prima il video, cercate di comprendere l'argomento e poi giustamente potete liberamente dire la vostra opinione qui nei commenti sotto al video. È chiaro? Bene, allora, c'è stata la partita tra la Juventus e l'Atalanta, una partita molto attesa. Perché? Perché i tifosi juventini e la squadra juventina avevano voglia di rifarsi dopo la brutta batosta con il Milan. Mentre invece gli atalantini ci tenevano a vincere questa partita per dimostrare che loro sono la seconda squadra più forte d'Italia dopo la Juventus, come ha affermato l'allenatore bergamasco Gasperini. Invece, come tutti sapete, la partita è terminata 2-2 tra Juventus e Atalanta. L'Atalanta è stata in vantaggio per due volte e per due volte è stata raggiunta dalla Juventus con due calci di rigore. Dopo vi dico la mia opinione per quanto riguarda questi due calci di rigore, ma prima voglio andare dentro alla motivazione del video e soprattutto al titolo di questo video. Ho detto che non sostengo io assolutamente che l'Atalanta abbia venduto la partita alla Juventus. E allora chi lo sostiene? Dopo la fine della gara sui social c'è stato un putiferio. La stragrande maggioranza sui social dei tifosi che affermavano quello che dice il titolo di questo video erano tifosi interisti e tifosi napoletani. Certamente non è il pensiero di tutti i tifosi interisti o di tutti i tifosi napoletani. Infatti anche io, come tanti di voi, che sono tifoso napoletano, non la penso assolutamente così e vi spiego perché. Allora, dicevo, sui social alla fine della gara, tifosi, tanti tifosi interisti e tanti tifosi napoletani, ma non tutti, hanno detto proprio così. L'Atalanta ha venduto la partita alla Juventus e il fallo di mano di Muriel, che ha permesso alla Juve di avere il secondo rigore e pareggiare con il 2-2, è stato fatto apposta. Beh, a chi piace il calcio come me e quindi cerca di essere molto obiettivo e soprattutto abbastanza sportivamente attento, non può accettare affermazioni del genere. Infatti io non le accetto e non le condivido. Ma andiamo ai calci di rigore. Ecco, questo è il mio pensiero. Innanzitutto comincio a dire che secondo me i due calci di rigore, le cose stanno messe così. Il primo rigore, cioè il fallo di mano sul tiro di Dybala, secondo me non è un rigore, ma è un rigorino, nel senso che non è rigore al 100%, ma al 50% sì. Si può dare e non si può dare. A favore della Juve è chiaro che è un po' più facile accordarlo. Mentre il secondo rigore, cioè il fallo di mano di Muriel, che ha dato alla Juve la possibilità di pareggiare la gara per 2-2, secondo me è rigore al 110%. Vuol dire che secondo me è rigore tutta la vita. Ma lo ha fatto apposta Muriel? Ragazzi, ma per favore, ma non scherzate. Ma la volete finire di dire queste fesserie? Io capisco
che per chi gli è antipatica la Juventus vede tutto nero, o meglio, vede tutto bianco-nero. Lo capisco, però dai ragazzi, non si possono dire certe cose, specialmente se avete visto la gara. Ed io la gara l'ho vista. L'Atalanta, sino a quel momento, ha fatto ma proprio di tutto per vincere la partita. Ma proprio di tutto. Poi ci sta che la paura di pareggiare, la frenesia della vittoria, i giocatori in campo sono sempre degli esseri umani, si perde la concentrazione per un paio di minuti come l'ha persa Muriel, fallo di mano e rigore sacrosanto. Quindi, secondo me, chi sostiene che l'Atalanta ha venduto la partita alla Juve è scandaloso, ma veramente scandaloso. Sinceramente, per chi mi segue lo sa, quando non c'è un calcio di rigore e viene affidato alla Juve, io lo dico e lo denuncio, come quando non c'è un rigore a favore del Napoli e anche in quel caso sono obiettivo, dico il rigore per il Napoli non c'era, mentre invece naturalmente quando il rigore per il Napoli è netto mi scandalizzo quando non viene dato. In questa occasione invece sono scandalizzato da tutto quello che ho letto e sentito sui social. L'Atalanta ha venduto la partita alla Juve, il fallo di mano di Muriel è stato consigliato da Gasperini. Sì, perché ho letto anche questo, che Gasperini avrebbe dalla panchina fatto cenno a Muriel di fare il fallo di mano e così permettere alla Juve di pareggiare e avere in tasca il nono scudetto consecutivo al 75,9%. Ragazzi, ma la vogliamo finire? Dico, ma voi veramente ci credete alle cose che sostenete? Ma fate sul serio? No, perché se fate veramente sul serio, lasciate perdere il pallone. Guardate il basket, il tennis o il rugby, che è molto, ma molto regolare. Ma forse voi anche lì trovereste dei sospetti. Certamente io con questo non voglio dire che tutti i rigori che vengono dati alla Juve o tutte le partite della Juve sono regolari al 100%, non sto sostenendo questo, ma nemmeno il contrario, non posso sostenere una cosa del genere senza prove. Ma poi a parte senza prove o con prove, ma è pazzesco, cioè come fa uno a dire una cosa del genere dopo che ha visto la partita? Piuttosto mi viene da dire, ma come fa questa Atalanta a giocare dei secondi tempo pazzeschi? Ma avete visto il secondo tempo non solo contro la Juve, ma pure contro il Napoli? Io li ho visti tutti e due, ma è pazzesco, questi calciatori corrono come dei pazzi fino al 94esimo. Ecco, questa è la domanda che uno deve farsi, ma una domanda. Non dire che poi i calciatori dell'Atalanta sono dopati, come si sente dire in giro. È vero, per come corrono ti fa pensare un po' maluccio, però da qui a dire i calciatori dell'Atalanta sono dopati, vedrete che alla fine del campionato verrà tutto fuori e andranno in Serie B. Beh, ragazzi, la dobbiamo smettere di dire queste fesserie. Poi, se volete continuarle a dire, fate pure. Però, fatelo silenziosamente, perché una persona che ha un minimo di buon senso, che gli piace il calcio e di qualsiasi squadra faccia il tifo, vi ride in faccia. E ha ragione, ha troppo ragione. Quindi, tifosi interisti e tifosi partenopei napoletani, che sostenete come quello che dice il titolo di questo video, tutti voi che sostenete che Muriel abbia toccato la palla con la mano apposta per far pareggiare la Juve e dargli il 75,9 dello scudetto, ravvedetevi e pentitevi di quello che dite e che avete detto, perché
perché è assolutamente una grande fesseria. Poi, naturalmente, siete liberissimi, e vi invito a dire il vostro pensiero su questo, a dire se secondo voi i due rigori a favore della Juventus erano netti o non erano netti? Era più rigore il primo o il secondo? O nessuno dei due doveva essere assegnato? Ecco, qui ci può stare un'opinione. Uno la pensa in un modo e uno la pensa in un altro modo. Certo, quello ci può stare. Ma tutte queste fesserie, per cortesia, lasciamole perdere. E allora, per concludere, voglio dire che io tra Juventus e Atalanta ho visto una bella partita, una certa superiorità atletica dell'Atalanta con la Juventus un po' giù di corda, ma non solo da questa partita, ma da 3-4 partite. E poi lasciatemi dire l'ultima, su Sarri, vabbè, ve la dico al prossimo video, d'accordo? Sì, perché voglio dire ai juventini che si imbatteranno nei miei video cosa penso di Maurizio Sarri. Per il momento chiudo questo video e, per cortesia, lasciate stare tante fesserie e credeteci un po' di più a questo calcio italiano che, anche se gravemente ammalato, resiste ancora.